Buongiorno telespettatori di Le Fonti TV e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento Distant Focus. Oggi parliamo di una storia di successo. In questo periodo così complesso è sicuramente propositivo riuscire a raccontare storie di resilienza e di crescita notevole. Oggi lo facciamo in un settore che coinvolge poi diversi ambiti e con l'intero team, almeno una parte del team di questa realtà di successo. Stiamo parlando di Astebook.it, leader nel mondo delle aste telematiche, con una crescita di oltre il 40% durante questi ultimi 12 mesi. Abbiamo l'immenso piacere di avere con noi, a partire dal CEO, ecco, vediamo in collegamento una parte della squadra di Astebook.it. Grazie per essere qui con noi oggi. Grazie a voi. Allora, io direi, prima di introdurre poi tutti gli speaker di oggi, di parlare insieme al CEO di Astebook.it, Paolo Fancoli, raccontando un attimo ai nostri telespettatori di che cosa si occupa Astebook.it. Ringrazio Alessia. Allora, Astebook è una società giovane, nata nel 2012 e ci occupiamo prettamente di aste telematiche. I settori che andiamo a toccare sono principalmente il settore giudiziario, quindi le vendite provenienti da procedure fallimentari e concorsuali, e in parte anche sul libero mercato, quindi vendite di beni di proprietà di aziende private. Ecco, introduciamo anche gli altri relatori. Partirei proprio da Lorella Colzani, responsabile immobiliare di Astebook.it. Allora, Lorella, perché la vendita giudiziaria è da ritenersi, contrariamente poi a quanto si pensa nell'immaginario, invece una vendita assolutamente sicura? Allora, bisogna fare una premessa fondamentalmente, che ci si affaccia a una vendita che è comunque una vendita giudiziaria che prevede dei passaggi e delle tempistiche un po' più lunghe rispetto a una vendita tra privati. E quindi ci vuole anche scrupolo e attenzione da parte di chi acquista nel verificarne, nell'esaminare la documentazione agli atti della procedura che riguarda l'immobile. Detto questo, però, la procedura di vendita giudiziaria e l'asta in sé è un'asta sicura per tre ragioni fondamentali. Innanzitutto, parte venditrice a un tribunale e quindi rappresentata dalla persona del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, quindi pubblici ufficiali che effettuano la parte di liquidazione dei beni immobili. Poi esiste un altro documento fondamentale che è la perizia di stima, quindi è una vera due diligence che viene fatta sull'immobile per diagnosticarlo in tutte le sue realtà, in tutti i suoi aspetti. La perizia fa una descrizione a livello catastale, a livello di presenza o meno di difformità catastali, urbanistiche, edilizie, racconta lo stato dell'immobile, eventualmente quantifica quali che sono le sanatorie che devono essere poste in atto per riportare l'immobile, diciamo così, a regola, perché è anche vero che gli immobili che vengono venduti dai tribunali non sono sempre perfetti, quindi possono essere anche viziati, quindi non è prevista una garanzia. L'immobile viene venduto nello stato di fatto di diritto in cui si trova, però a latere di questo, diciamo, elemento negativo c'è la sicurezza di avere un documento che è la perizia che certifica lo stato dell'immobile. Detto questo, poi c'è anche la parte finale che arriva col trasferimento, che è la cancellazione di tutti i gravami esistenti. La perizia li rileva in fase così di ricerca e poi procede alla cancellazione di tutti quei gravami pendenti per far sì che l'immobile venga venduto libero. Quindi questi sono i tre aspetti fondamentali che possono rendere una vendita sicura: la presenza di un tribunale, quindi di un pubblico ufficiale che effettua la vendita di un bene, una perizia estimativa che è un documento che non sempre nelle trattative tra privati esiste. Quando uno va a comprare una casa, eventualmente si fa assistere da un proprio tecnico, ma non è sempre così. E poi la cancellazione di tutti i gravami che fanno andare via tutte le ipoteche, trascrizioni che sono sull'immobile per venderlo libero. Grazie mille Lorella. Con Luca Valsecchi, invece, responsabile immobiliare di Astebook.it, vorrei soffermarmi su qual è la tipologia di cliente che si rivolge alle aste. Allora, sostanzialmente ci sono tre tipologie di clienti. C'è il cliente, diciamo, il soggetto privato che acquista,
c'è l'azienda oppure il commerciante. Il cliente privato che acquista, appunto, acquista il bene per un suo, diciamo, utilizzo privato. L'azienda invece acquista il bene per inserirla in un ciclo produttivo, appunto, di produzione, di vendite, diciamo, delle commesse, oppure il commerciante che, ritirando un lotto di 10-15 macchinari, complessivo lotto, procede con poi la vendita al soggetto poi finale, diciamo, che può utilizzare il bene. Ecco, Lorella, ritorno da lei. Abbiamo prima accennato alla forte crescita di Astebook. Qual è il motivo di una crescita così esponenziale in un periodo, tra l'altro, in cui magari altri player stanno invece accusando il colpo, sia rispetto a coloro che desiderano vendere, professionisti che desiderano vendere e chi invece poi vuole acquistare? Il punto di forza di Astebook sia nel rapporto che si costruisce con il cliente dal lato esterno e poi dal lato interno invece con il professionista che ci affida gli incarichi. Astebook ha un'impronta prettamente imprenditoriale e quindi il cliente è il cliente a lettere cubitali, viene coccolato, viene assistito, viene seguito. Sin dalle prime fasi in cui alza il telefono e chiede semplicemente informazioni. Quindi viene seguito in tutti i passaggi, dalla visione dell'immobile all'assistenza per raccogliere tutte le informazioni che necessita, all'assistenza poi per la predisposizione delle domande, all'assistenza sull'asta, alla fase successiva e lo si accompagna per mano sino all'atto di trasferimento. Quindi questo in realtà genera nel singolo utente più che altro, che magari si approccia con un po' di diffidenza, crea una maggiore serenità e questo porta poi a fiducia e a un passaparola. Ed è riscontrato perché tanti clienti arrivano su, diciamo così, storie raccontate di qualcuno che ha acquistato in asta. E quindi vengono proprio con la tranquillità, la serenità di avere una società che li segue in tutto. Nel lato invece che riguarda il professionista, noi collaboriamo con i professionisti come se facessimo parte dello stesso team. Quindi lavoriamo sulla parte che riguarda la liquidazione del bene, quindi la vendita, però intavoliamo discorsi che riguardano come impostare il marketing, come vendere il bene, li assistiamo nella predisposizione dei bandi di gara e a seguito anche tutta l'attività che ne viene poi, abbiamo delle informative molto tempestive sui sopralluoghi, sulle consegne dell'immobile, sui report di aggiudicazione, sulle visualizzazioni, sui siti commerciali, quindi anche il professionista si sente molto seguito. Quindi è sicuramente questa centralità che viene data a cliente e professionista che rappresenta a maggior ragione oggi una chiave di successo. Vorrei passare questa volta a Dalda Sala, che è responsabile della divisione giustizia di Astebook.it. Oltre alle aggiudicazioni, quali sono gli altri servizi che Astebook propone post aggiudicazione? Adesso mi rifaccio quanto detto poc'anzi dalla mia collega Lorella. Penso che una delle caratteristiche principali, un gap in più, una differenza che abbiamo con i nostri competitor è proprio la cura della persona. Per noi la persona può essere, come diceva prima la mia collega, il curatore, il giudice, ma anche l'utente finale, ovvero chi si approccia a noi, sia nell'ambito mobiliare che nell'ambito immobiliare, per l'acquisto di un bene. Quindi è nostra cura principale la soddisfazione del nostro cliente, della nostra persona. Offriamo innumerevoli servizi a seguito delle aggiudicazioni, per quanto concerne la parte mobiliare, soprattutto quando parliamo di grosse procedure fallimentari o concorsuali. Diamo proprio, noi amiamo dire, la soddisfazione del cliente, ovvero diamo un pacchetto completo.
Quindi predisponiamo noi preventivamente molte volte dei preventivi di spesa per lo smontaggio dei beni, così da dare al cliente finale, all'utilizzatore finale, una situazione proprio aggiornata, una situazione, diciamo così, completa del bene che sta acquistando. Quindi gli forniamo questo tipo di servizio, quindi ci rivolgiamo a società specializzate nel settore, ad esempio, non so, della meccanica, per fare appunto un preventivo per lo smontaggio. Quindi il cliente avrà questo, verrà messo in possesso di questo preventivo e riceverà direttamente il bene presso la propria azienda o presso un'attività terza. La stessa cosa, la stessa metodologia la utilizziamo anche per quanto concerne le consegne immobiliari, quindi le consegne dell'immobile. Quindi predisponiamo dei verbali di messa in consegna dell'immobile, quindi accompagniamo il cliente direttamente presso l'immobile al quale consegniamo le chiavi e visioniamo con lui appunto il bene acquistato. Ottimo, quindi oltre alla centralità che viene data appunto a tutti gli interlocutori, un altro elemento, qui aggiungiamo anche un ulteriore tassello, è quello della velocità. Mi rivolgo nuovamente a Lorella Colzani. Perché Aste Book riesce a vendere gli immobili così rapidamente? Innanzitutto abbiamo un portale che è molto ben strutturato e un portale molto efficiente. Quindi chi si approccia al sito ha una modalità di navigazione abbastanza semplice. Entrando poi in ogni asta esplode il contenuto di tutto quanto. L'utente può verificare dai dati della procedura chi è il referente dell'immobile, chi è il curatore, quindi c'è già un'ampia panoramica di quello che riguarda l'asta, di chi sono, diciamo così, gli ausiliari e tutti i professionisti che entrano in questa fase di vendita. Poi Astebook, oltre alle pubblicazioni che deve fare dal punto di vista legale, pubblicizza sui maggiori siti commerciali e la cosa in più che fa è la presenza sul sito, su questi siti degli immobili, anche se le aste vengono chiuse o sono deserte, l'immobile resta nel circuito commerciale in continuo, quindi è molto visibile. Poi il team è organizzato in modo da dare costantemente pronta assistenza a tutti i clienti che ne chiedono necessità. E poi il marketing è una parte fondamentale, è un marketing molto focalizzato sul tipo di clientela che può andare ad acquistare l'immobile. Quindi a seconda della categoria del cliente si pensa anche a un tipo di marketing focalizzato. Ottimo, quindi un marketing focalizzato, abbiamo visto anche per i nostri telespettatori, navigato un po' all'interno del vostro sito, sicuramente anche l'aspetto tecnologico innovativo ha un valore, abbiamo visto anche che insomma c'è tutto un tema legato anche alla blockchain che voi avete attuato, che magari potrebbe essere oggetto di un ulteriore approfondimento più avanti. Io vorrei concludere a questo punto con Paolo, facendo una riflessione rispetto all'effetto che l'emergenza e tutto ciò che riguarda Covid-19 ha creato e come ha impattato anche nel mondo delle aste telematiche. L'effetto del Covid è stato abbastanza anomalo, nel senso che il problema Covid ha dato un calo dell'offerta, ma non ha toccato la domanda. Cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo giudiziario ha fatto due sospensioni. La prima di marzo, in 3 mesi, poi dipendeva un po' anche dalla Corte d'Appello su cui si operava, però abbiamo comunque avuto una sospensione da 2-3 mesi. E poi l'altro che è quello che stiamo vivendo in questo momento, dove le sospensioni vanno dai 15 giorni per alcuni tribunali fino al 3 di dicembre, che sono, diciamo, i termini del DPCM. Non ha avuto effetti invece sulla domanda, nel senso che oggi la domanda è ancora in crescita per due motivi sostanzialmente. Il primo, perché oggi con l'avvento del digitale è molto più semplice partecipare a un'asta, quindi ci sono meno passaggi fisici e più telematici, quindi la gente, una volta che viene assistita, va tranquillamente in fase di acquisto. L'altro aspetto invece, rispetto a quello che dicevano prima i nostri ragazzi, è proprio quello del fatto che noi siamo molto commerciali, quindi
le pubblicità fatte in modalità commerciale, quindi una molta più attenzione alle foto, una molta più attenzione ai documenti che vengono pubblicati, rendono quasi una vendita giudiziaria paragonabile a una vendita sul metro mercato. Infatti, noi anche vi seguiamo anche attraverso diversi canali, perché anche sui social network siete particolarmente presenti e d'altra parte è adesso anche questo una presenza imprescindibile per qualsiasi tipo di attività. Allora, io ringrazio i nostri ospiti, quindi Paolo Fancoli, Alda Sala, Lorella Colzani e Luca Valsecchi per averci raccontato un po' dei motivi, delle chiavi di successo di Astebook.it, perché insomma abbiamo bisogno di raccontare delle storie di successo, a maggior ragione in questo momento. E quindi complimenti e congratulazioni anche a voi per tutto quello che state facendo e insomma speriamo di riaggiornarci anche presto con ulteriori elementi da incasellare in questa storia. Grazie. Grazie ai nostri ospiti, io ringrazio anche i nostri telespettatori per averci seguito, non mi resta che lasciarvi al resto della programmazione di Le Fonti TV.